Quattro stagioni da protagonista sul parquet di Biella, una lunga parentesi a Treviso arricchita da uno scudetto, una Supercoppa e due Coppe Italia. Poi, nel 2009, il ritorno a Biella. Stiamo parlando ovviamente del capitano dell'Angelico, Matteo Soragna. Qui a Biella la prima volta sono diventato un giocatore di Serie A, quindi tutta la crescita che c'è stata dalla promozione in A1 e poi a 3 anni sempre da comunque giocare tanto, essere protagonista, quindi a Biella sono arrivato in nazionale per poi starci un po' di anni, quindi il ricordo soprattutto è quello di essere diventato un vero giocatore di Serie A. Treviso poi è stata la tappa che ha cambiato un po' tutto, lì sei diventato un campione. Sì, lì insomma ovviamente quando arrivi al livello diciamo più importante sei contento perché vuol dire che hai lavorato bene, che hai avuto la possibilità, che sei stato fortunato, quindi tutto quello che è successo. Mi sarebbe piaciuto rimanerci più anni o forse arrivarci un po' prima con l'età, ecco. Però insomma sono contento di aver gustato la massima pallacanestro anche con un club. C'è un sogno che vorresti si realizzasse nella vita che inizierai il giorno che smetterai di giocare a basket? Ma diciamo che mi piacerebbe realizzarmi anche nelle cose che farò dopo la pallacanestro, credo che sia comunque il desiderio di chiunque riuscire ad arrivare al livello massimo qualunque cosa si faccia. Non so ancora cosa succederà, quando soprattutto, perché mi piace ancora tantissimo giocare, però realizzarmi anche nel post pallacanestro sarà l'obiettivo principale. Forse qualche pensiero comincia ad avvicinarsi, però ti ripeto, sono ancora molto entusiasta e ho tanta voglia di allenarmi e di giocare, quindi spero si possa protrarre nel tempo il più possibile, però arriverà anche quello. Ricordi il giorno del tuo debutto in Serie A a Varese? Oddio, io ho debuttato quando giocavo a Pistoia con Vujosevic. Entravo i primi 5 minuti, difendevo sul giocatore più pericoloso e poi uscivo e non rientravo più. Però sì, me lo ricordo anche perché mi sono preso dei cazziatoni incredibili da Vujosevic. In 16 anni di carriera, il raccolto è superiore o inferiore alla semina? Ma non lo so, sicuramente avrei voluto giocare magari più volte per lo scudetto, avrei voluto giocare una finale di scudetto perché comunque quando a Treviso abbiamo vinto lo scudetto io non l'ho giocato perché mi ero rotto una mano, quindi sai, si vuole sempre un po' di più di quello che si ha. Nothing will keep.